Mai come in questo periodo, tanti cani in arrivo sul canile di Ginosa. Li troviamo, cosa possiamo fare? Tante volte cerchiamo di non prenderli, di lasciarli sul territorio per non affollare la struttura, ma altre volte, come in questo caso, non è possibile lasciarli dove li troviamo. Qui abbiamo una mammina, una spinoncina dolcissima, con la sua cucciolotta meravigliosa. Erano su via Matera, appena fuori Ginosa, con altri tre cuccioli letteralmente spiaccicati sull'asfalto. Altre tre meraviglie come questo tesoro qui, morti, investiti. Come facevamo a lasciarli lì? Era una cosa impensabile. Meraviglia che c'è, amore che c'è. Adesso sei qui. Adesso sei qui e ti troviamo una famiglia. Non farai brutta fine anche tu. E tu, mammina, ci proviamo anche con te. Non ti rimetteremo mai lì in quel posto pericoloso. Quando viene la dottoressa martedì vediamo un pochettino. Ma tu sembreresti avere 2 mesi e mezzo. Sembri una bretoncina, una cocherina, non so. Sei uno di quei cuccioli che piacciono tantissimo, con le orecchie pendule. E poi sei affettuosissima, dolcissima. E tu, mammina? E tu? Sarai giovane? Mi fai vedere i dentini? Fammi vedere questi dentini, fammi vedere. Avvicinati. Avvicinati poco poco, fai vedere. Bella mia, quanto sei dolce. Vieni. Una spinoncina di taglia medio piccola, guardate, ancora le mammelle, perché fino a poco tempo fa ha allattato. Devono uscire da qui. Guardate, non c'è posto, li abbiamo messi sul cemento. E cosa hanno combinato? La piccolina ha fatto la cacca nella vaschetta. Ma si fa la cacca nella vaschetta, si fa la mamma, si fa. Li facciamo uscire presto, non ti preoccupare, anche a te, mammina, promesso.